Le 9:36 minuti abbiamo recuperato nel frattempo il collegamento con la nostra Chiara Mainante. Grazie Chiara per essere con noi. Grazie a voi per l'opportunità. Allora, Chiara è l'incaricata regionale del Triveneto del Movimento Studenti di Azione Cattolica, ma in realtà tutto il MSAC, il Movimento Studenti di Azione Cattolica, con quasi 2.000 studenti da parte, provenienti da tutta l'Italia. Ieri, oggi e domani siete a Montesilvano per la scuola formazione studenti, Chiara. Esatto, sono arrivati tutti ieri, gli ultimi arrivi di oggi, abbiamo iniziato, siamo molto molto carichi, ci siamo ritrovati dopo 4 anni perché questa è un'iniziativa che viene di solito realizzata ogni 3 anni, poi causa Covid è stata rimandata e niente, c'è molto 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 entusiasmo, ci sono studenti e studentesse da ogni parte d'Italia e questo è molto molto bello, anche perché appunto siamo quasi 2000 studenti. Ed è un programma, avete tra l'altro un programma anche ricchissimo, se non sbaglio, proprio ieri dopo la prima sessione, anche con i saluti del nostro presidente di Azione Cattolica, avete anche poi avuto a termine giornata un primo concerto con Lorenzo Baglioni. Esatto, assolutamente, è servito per iniziare super carichi, i ragazzi e le ragazze erano super entusiasti e è stato molto 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 bello. E poi sì, abbiamo un programma ricco, pieno di ospiti, di attività. Questa mattina avremo diversi ospiti che ci verranno a parlare delle tematiche quali transizione ecologica, cultura digitale, dignità sociale. E poi oggi pomeriggio saremo divisi in diverse officine, o anche chiamate workshop, e ogni officina tratterrà una tematica diversa, che poi richiama quelli che sono i goal dell'Agenda 2030. Esatto, lo vediamo anche il vostro programma, lo abbiamo in grafica. Oggi avete appunto questo momento dedicato a scuola di sviluppo sostenibile, si chiama così, tanti dibattiti, tanti ospiti, tra cui Nicolò Govoni, Stefano Granata e poi ancora Gabriele Vagnato e tanti tanti altri ancora anche fino a domani quando termina questa SFS 2023. Chiara, il tema di questa scuola formazione studenti è studenti che cambiano la realtà. Qual è la Esatto. realtà che gli studenti, in questo caso gli studenti del Movimento Studenti di Azione Cattolica, vogliono cambiare? Diciamo che siamo in una realtà in continuo cambiamento e vogliamo capire come stare in questo cambiamento e cosa noi nel nostro piccolo possiamo portare. E quindi attraverso queste grandi 3 tematiche, che appunto sono cultura digitale, transizione ecologica e dignità sociale, vogliamo capire come noi possiamo, ecco, dare il nostro contributo. E la cosa bella ed innovativa sono soprattutto anche le officine di questo pomeriggio, perché attraverso gli ospiti che verranno di diverse associazioni, cercheremo di capire cosa noi possiamo fare nel nostro territorio e quindi partendo dal grande, partendo da quello che fanno le diverse associazioni, cercare di capire quello che noi possiamo portare nella nostra realtà territoriale. E questa è una grande cosa. E poi è molto bello vedere questi studenti e queste studentesse che sono qui perché si interessano e soprattutto sono venuti qui per formarsi, perché è la chiave di tutto. Ci formiamo per capire come poter cambiare le cose. Chiara, ci hai mandato anche alcune immagini, alcuni video di quella che è stata la prima giornata di questa FSS 2023, le possiamo anche vedere, eccole qui. Formazione per quegli studenti che poi partecipano anche in modo molto più attivo all'interno delle attività delle istituzioni scolastiche, i rappresentanti di classe, i rappresentanti di istituto, quelli della consulta provinciale degli studenti. Qual è l'attivismo che hanno questi ragazzi che poi in qualche modo ecco, fanno capo alle grandi linee, alle grandi linee di indirizzo del Movimento Studenti di Azione Cattolica? Che cosa si fa a scuola? Allora, noi abbiamo fatto nostro il messaggio di Don Milani, l'I care, la cura, e quindi in quello che facciamo cerchiamo di mettere cura in tutto, nelle persone, nelle relazioni, nel rapporto, in quello che facciamo, avere a cuore lo studente, il nostro compagno di banco, la nostra classe, interessarci dell'altro e interessarci di tutto quello che ci riguarda e ci circonda. Questo è quello che noi cerchiamo di fare, per vivere poi la scuola da protagonisti ed essere partecipanti attivi in tutto questo.
Allora, grazie Chiara per questo veloce collegamento. So che sei anche impegnata quest'oggi, sono appunto tante le attività che avete in programma questa mattinata, lo abbiamo detto prima, ma noi torneremo a parlare di scuola, formazione e studenti del MSAC e lo faremo sabato prossimo appunto a consuntivo di questi 3 giorni con altri ospiti qui direttamente in studio da noi a San Giovanni Rotondo. Nel frattempo Chiara, buon lavoro a te e buon lavoro a tutti voi. Grazie mille, grazie. Buona giornata. Era Chiara Mainente, incaricata regionale del Triveneto del Movimento Studenti di Azione Cattolica per studenti che cambiano la realtà, la scuola Formazione Studenti a Montesilvano in Abruzzo, ieri, oggi e domani. Nel frattempo ci fermiamo un ultimo momento per un blocco pubblicitario e poi torniamo qui per l'ultima parte di questa puntata di Just Today.